Pirlo out. Ci picchia. Pirlo out. Non è un clickbait, ve lo dico subito. È un video vero. E dato che è un po' particolare, perché è la prima volta che mi ritrovo davanti alla telecamera ad affermare con certezza che la Juventus dovrà cambiare allenatore per forza di cose, bene o male, per quello che ci ha fatto vedere fino adesso Andrea Pirlo, sono anche un po' teso. Io non voglio fare però un video in cui dico solamente che se ne deve andare, vi voglio far capire perché se ne deve andare. Mi sono preparato una lista, ce l'ho qui davanti, voglio andarvela a leggere e darvi le mie motivazioni, ma proprio perché non sono a mio agio in questa cosa, sono rosso perché sono appena uscito dalla doccia, non perché sono ubriaco, però ho qua una bella birra che voglio bervi insieme a voi, non l'ho ancora bevuta, la bevo adesso per la prima volta, una bella cruda, bella fresca, perché voglio che questa chiacchierata sia tra amici. Come trovarsi al bar, appunto, bere una birra e ragionare su quella che è stata la stagione della Juventus, quelli che sono stati gli errori palesi di Pirlo. L'abbiamo detto più volte che Pirlo ha delle colpe, anzi più volte ci siamo ritrovati a correggere quelli che magari, almeno mi sono ritrovato a correggere quelli che continuano a dirmi ma Pirlo non ha colpe. No, Pirlo delle colpe ne ha, sono evidenti, e adesso andiamo a ricapitolarle tutti insieme e vi spiego perché sono giunto alla conclusione che appunto l'anno prossimo l'allenatore della Juventus non dovrà essere Andrea Pirlo. Per questo vi chiedo un mi piace, perché è un video un po' particolare, un video definitivo, sul quale poi potremo andare a ritrovarci tra qualche anno. In questo momento ci sono tantissimi ragazzi che cliccano su un video sfogo che feci dicendo Allegri allenatore incompetente ne deve andare dalla Juventus. Quello era un clickbait nel quale perculavo un po' le persone che la pensavano effettivamente così, nel quale invece dicevo che Allegri è un grande allenatore. Invece questo, ripeto, non è un clickbait, non aspettatevi la sorpresa alla fine. Non andrò a dire che è tutta una finta e che Pirlo invece deve rimanere alla Juve. Vi invito però a scaricare OneFootball, link è qui sotto in descrizione, ok? Se volete avere un'applicazione che effettivamente poi vi spiegherà se Pirlo lascerà o no la Juventus, OneFootball è quella che fa per voi ed è gratis qui sotto in descrizione. Allora, iniziamo. Voglio però dire una cosa prima. Lo so che siete qua che fremete perché sto parlando un po', ma sarà un video lungo, ve lo dico tranquillamente. Io fino adesso non ho mai detto Pirlo out, ma non ho nemmeno mai detto Pirlo deve rimanere, per un motivo. Io sono una persona a cui piace vedere come va, come vanno le cose. Io credo nel lavoro delle persone e prima di giudicare voglio capire come queste persone lavorano, no? Io ho cambiato idea, nel senso che ora ho effettivamente una posizione che è quella del cambio allenatore. Posizione che non avevo fino a qualche tempo fa, posizione nella quale mi riservavo ancora di tenere una posizione di incertezza, ma che in questo momento ha preso una posizione. Questa mia idea è cambiata e io credo che qualsiasi persona abbia il diritto di cambiare idea e di non ragionare per valori assoluti. Quindi se non sono stato d'inizio anno a dire Pirlo out è perché volevo capire effettivamente durante una stagione cosa potesse darci Pirlo oppure no, ok? Quindi se ora sono arrivato a questa posizione è perché c'è stato nel frattempo in mezzo un'intera stagione nella quale poter giudicare Pirlo e che mi fa a questo punto dire che Pirlo non dovrà essere confermato per la prossima stagione, per la seconda stagione in bianconero, no? Ve lo dico a prescindere dalla posizione di classifica che andrà a raggiungere in questo momento, mentre sono qua con la mia birra di fianco, devono giocare ancora delle partite di Serie A, che sono le squadre che sono dietro di noi. So solo che la Roma ha perso a Cagliari 3-2 e non mi interessa se vinceranno o perderanno. Queste parole valgono sia in caso di qualificazione Champions che no. Ok, quindi questa è la versione ufficiale per la quale dico che a prescindere Pirlo non dovrà essere allenatore della Juventus. Un po' ve l'avevo fatto capire comunque nei video che ho pubblicato ieri, anche se ho pubblicati oggi, ieri per voi che state guardando questo video del lunedì. Il sostituto non lo so, e questo lo lasciamo da parte, ne parleremo a parte perché sono già 4 minuti, non abbiamo ancora detto niente praticamente, quindi arriverà il momento in cui parlare anche degli eventuali sostituti. Allora, i motivi del Pirlo out. Il primo, un'idea di calcio che c'era e che adesso non c'è più. Cosa intendo? Pirlo si presenta con una tesi scritta al Coverciano che abbiamo letto sul canale Twitch. Abbiamo detto, beh, se Pirlo riesce davvero a fare questo calcio ci divertiamo un sacco, però è un calcio molto macchinoso, molto cervellotico, molto difficile da attuare effettivamente su un campo da calcio, quindi non so effettivamente come potrà andare. È partito bene, nel senso che le prime partite ci facevano vedere questa cosa qua, questa nuova idea di calcio, il famoso 3-1-6, no? Ne abbiamo parlato tante volte del 3-1-6, di noi che va ad attaccare con tanti uomini, poi a un certo punto appunto non c'è più stato.
Perché? Dove è finito? Perché ora la Juve è sterile, non ha veramente un gioco in fase offensiva, per quale motivo? Non lo so. Un'altra brutta parentesi, secondo me, è la gestione dei giovani. Pirlo è quello che si presenta all'esordio allenatore con Frabotta titolare, che nelle primissime partite fa giocare ancora Frabotta, Portanova, è quello che fa giocare un sacco di giovani in Coppa Italia, che comunque fa giocare Kulusevski, ma è un giocatore diverso da quelli che ho appena citato. E poi, da un certo punto in poi, giovani, nel senso da under 23 della Juventus, non se ne sono più visti, lo stesso Frabotta. Chissà, dopo l'Inter a San Siro, che ha fatto una brutta prestazione contro Hakimi, penso che ci possa stare Frabotta, che faccia una prestazione negativa contro Hakimi, non si è mai più visto. E quindi giovani, bloccato anche quel progetto lì, che era stato uno dei grandi punti a favore dell'arrivo di Pirlo, il fatto di poter lavorare con i giovani anche dell'Under 23 della Juventus, un altro progetto che si era nato. Comunicazione. Questo è grave, eh? Questo è molto grave secondo me, ve l'ho già detto tante volte. Il fatto che vada davanti ai microfoni, anche quando la posizione in classifica è decisamente compromessa, e vi venga a dire la Juventus crede nello scudetto, lavoriamo per lo scudetto, io mi sono sentito più di una volta preso in giro, perché era palese che la Juventus non stesse lottando per lo scudetto. Poi ve lo dice uno che ha preso la posizione dello scudetto, è una delle poche posizioni che ho preso quest'anno in maniera definitiva e in anticipo, è stato che non avremmo vinto lo scudetto, lo dico da gennaio, dalla partita dopo l'Inter, quella che abbiamo perso 2-0 a San Siro, no? In campionato. Io lì ho capito che non avremmo vinto lo scudetto, poi ho detto vabbè, vediamo come va, ci sono delle possibilità comunque di vincere ancora aritmicamente, il campionato è lungo, secondo me non sarà così, ma spero di sbagliarmi. Pirlo è andato avanti per una vita a dire scudetto sì, scudetto sì, scudetto sì, scudetto sì. Poi c'è stato post Napoli che si dà un 6 di stima, ma la Juventus non ci può essere un 6 di stima. Cioè, alla Juventus il 6 di stima è una bocciatura. Alla Juventus la sufficienza è una bocciatura. Fino ad arrivare alle parole di oggi con la Fiorentina, in cui dice che lui non è contento del suo lavoro e che probabilmente anche la società non è contenta del suo lavoro perché non ha lavorato bene e ci si poteva fare molto di più. Questa è gravissima. A livello di comunicazione, tutte le interviste di Pirlo sono state un po' piene di spunti interessanti, forse anche in negativo. E questo può essere un discorso di inesperienza, ma poi ci arriveremo successivamente a questa cosa qua. Però anche probabilmente come parlare alla squadra, insomma. E la cosa che fa sorridere è la prima intervista di Pirlo come allenatore della Juventus, prima squadra, è stata fantastica. Ha veramente dato delle risposte perfette. Quindi forse è stata preparata molto bene quella e lasciata un po' al caso tutte le altre che sono andate molto verso il sincero, diciamo così. Gestione del gruppo. Dal Porto in poi non c'è stata una gestione del gruppo perché il gruppo si è sfaldato. Troppi risultati altalenanti. Prima del Porto un filotto di risultati molto molto convincenti, il famoso road to Crotone. E poi il road to Benevento è stato disastroso perché dopo il Porto è stato un disastro. Il gruppo si è sfaldato e Pirlo non è più stato in grado di ricompattarlo. E questo non è un altro lo deve fare. Perché i momenti di crisi durante una stagione ci sono e bisogna essere bravo a fare un quadrato intorno a sé e riportare tutti sulla terra, con i piedi per terra, alla normalità, al fatto che comunque il campionato, la stagione non è finita e c'è da sudare, c'è da pedalare. Dal Porto in poi questo non è più stato un gruppo, è stata una accozzaglia di giocatori, di prime donne, di valori individuali e basta, nulla più. Purtroppo non c'è stato niente se non qualche caso sporadico, purtroppo. Gestione della partita a freddo è in corso. A freddo mi riferisco appunto alla Fiorentina, 3-5-2 così, alla 33esima partita di campionato con tre centrali di ruolo, che non è nemmeno il suo 3-5-2 ibrido di inizio anno, appunto quell'idea di calcio che poi se n'è andata così, a caso. Salvo poi fare 45 minuti tremendi e cambiare ancora, in corsa. Per tornare al 4-4-2, che era comunque la quadra che avevi trovato, bene o male, giusta o sbagliata che sia, non lo so. Però non abbiamo mai provato il 4-3-3, per dire, perché no, bisogna fare certe cose, bisogna difendersi in un certo modo. Però a caso il 3-5-2 sì. Dove nel 4-3-3 magari valorizzi Kulusevski come esterno di destra, valorizzi McKennie come mezzala, 3-5-2 così. E ripeto, 45 minuti tremendi. E in corso, perché di cambi veramente impattanti mi viene in mente il Milan, mi viene in mente il Verona d'andata con Kulusevski, ma sono sporadici, lettura della partita tremenda, anche qua magari è un discorso di inesperienza, sì, ci può stare. Però lettura della partita non mi ha mai convinto Pirlo, e neanche nelle scelte iniziali, nel fatto che appunto, punto successivo, l'impossibilità di trovare una formazione titolare di riserve, centrocampo che sono i titolari.
Rabiot, Bentancur, Arthur, McKennie, boh, quando Ramsey stava bene gioca sempre, cioè non si capisce, non si capisce, capisci che è titolare Quadrado, capisci che è titolare Danilo, anche i centrali, Bonucci, Chiellini, De Ligt, chi è? Qualcuno tipo Lello col Pogobbo mi diceva, ma secondo me il 3-5-2 nasce dall'idea che faceva fatica a toglierne uno dei tre, capire chi dei tre dovesse stare giù, eh beh, questo sarebbe ancora più grave, però anche dietro chi sono i titolari quando ci sono tutti e quattro? Non Demiral, ma gli altri tre? Quindi l'impossibilità di capire titolare e riserve è tremenda, secondo me è una cosa tremenda, alla 33esima giornata di Serie A, un mese dalla fine della stagione, allucinante. La difficoltà della gestione degli obiettivi, appunto si parla di scudetto, per momenti anche nei quali guardavi la classifica e dicevi ma figurati se vinco lo scudetto, ma figurati, ma anche il più positivo dei tifosi juventini guardava la classifica e diceva ma figurati. E per TV sì sì no, ma vinceremo lo scudetto, no non vinceremo lo scudetto, lavoriamo per vincere lo scudetto, l'obiettivo è lo scudetto, no. Per favore, cioè, non proclamiamo cose che erano palesemente complicate, diciamo, e poi nel momento in cui capisci che lo scudetto va via, beh, allora diventa la Champions l'obiettivo principale, no? Però dopo bisogna dare continuità a questi obiettivi, perché è vero che la Champions è un obiettivo minimo, come dicevamo l'altro giorno, un obiettivo minimo, però la devi raggiungere. La devi raggiungere, non te la regala nessuno, e il fatto di dire, beh, secondo me se giochiamo così ci arriviamo, ma anche il fatto che mi dica post Juventus-Fiorentina, Fiorentina-Juventus, ma Ronaldo secondo me ha fatto una bella partita, una buona partita, no, è stata una partita tremenda da parte di Cristiano Ronaldo, quindi sono tante cose che dici, boh. Infatti la gestione di Ronaldo è stato un altro dei punti grossi, non c'è mai stata una partita senza Ronaldo per volontà di Pirlo, per dire, l'Atalanta o tante partite nelle quali Ronaldo non è stato convocato, è perché Ronaldo decideva che non è mai stato Pirlo che diceva ma sai non lo vedo bene quindi lo sostituisco, non lo faccio partire titolare. Io capisco che sia una cosa complicata la gestione di Ronaldo e hanno fatto fatica anche Sarri e Allegri che sono due allenatori con esperienza, però quella di Pirlo secondo me è stata la peggior gestione di Ronaldo dei tre allenatori alla Juve che abbiamo avuto. Un altro punto è una speranza più che un punto, è di non vedere un esonero di Pirlo, di vedere delle dimissioni di Pirlo. Pirlo che va là e dice signori, non sono stato in grado e probabilmente in questo momento non sono in grado di allenare la Juventus. Questo sarebbe secondo me un'uscita di scena da signori, perché io personalmente ad Andrea Pirlo, persona, calciatore, rispetto, voglio bene, e anche l'allenatore, cioè è lo stesso Andrea Pirlo, gli voglio bene, cioè ad Andrea Pirlo voglio bene, non mi starà mai sul cazzo Andrea Pirlo, non odierò mai Andrea Pirlo, e in questi casi è sinonimo di intelligenza, sintomo di intelligenza fare un passo indietro, rendendosi conto che effettivamente in questo momento è troppo difficile per qualcuno che appunto non ha esperienza, l'inesperienza. Guardate solo la gestione degli ultimi due campionati da parte di Sarri e Allegri. Tutti e due hanno avuto una flessione da gennaio in avanti, da febbraio in avanti, nella seconda parte di stagione, nel ritorno, tutti e tre, ok? Però i primi due hanno vinto lo scudetto, vuoi perché è la rosa più forte? Non lo so, non sono neanche d'accordissimo, forse la rosa di quest'anno è più forte rispetto a quella dell'anno scorso, secondo me. Poi sul lungo sicuramente, forse anche sull'immediato. Però gli allenatori d'esperienza sono riusciti a ricompattarlo il gruppo, anche dopo l'eliminazione dalla Champions, vuoi che Sarri è stato eliminato alla fine della Champions, nell'altro discorso, però la squadra lo scudetto l'ha vinto, tranne poi Allegri che non vince più una partita dopo quella con la Fiorentina in casa dove vince lo scudetto, ma questo è un altro discorso, però tutti e due ti portano a casa lo scudetto. L'ultimo punto è che mi aspetto un mea culpa da parte di Andrea Agnelli, nel caso ovviamente in cui Pirlo venga esonerato o Pirlo si dimetta. Perché? Perché il grande punto, secondo me, e se andate a vedere il primo video che ho fatto su Pirlo, io ero galvanizzato da Pirlo allenatore, non ve lo nascondo, sono tranquillissimo di dirvi questa cosa, e dicevo una cosa che mi aveva fatto ricredere, sulla quale si basava tutto il ragionamento, l'ha scelto Andrea Agnelli, ed è un personaggio, Andrea Agnelli, un presidente che è sempre stato molto lungimirante nel mondo del calcio. Ne abbiamo parlato tantissimo della Superlega in questi giorni, abbiamo detto che è stata fatta una figura tremenda lato Juventus ovviamente, con Andrea Agnelli in pole position e ovviamente lato tutte le altre fondatrici della Superlega. È stata fatta una brutta figura lì, a questo punto è stata fatta una brutta figura nel mettere Pirlo in panchina, nell'allontanare Allegri senza aver trovato un sostituto, quindi negli ultimi anni la gestione della Juventus a livello di decisioni un po' pecca, va detto, bisogna dire la verità. Quindi mi aspetto un mea culpa da parte di Agnelli nel caso, e un invito che faccio a voi però è il seguente: non pensiate
che il solo allontanamento di Pirlo risolverà i problemi della Juventus, e basta guardare gli ultimi 3 anni, appunto. Tre allenatori diversi, problematiche simili, cioè partenze o ok o super e finali in down. Negli altri anni si vinceva anche senza gioco, perché negli ultimi 3 anni abbiamo giocato male, oggettivamente, nel complesso abbiamo giocato male. Quest'anno, oltre ad aver giocato male, ci è mancato anche il risultato. E i giocatori non possono essere esenti da tutto questo ragionamento, Come ci sono tante colpe degli allenatori, e le abbiamo dette. E la cosa più grave è che in questo momento io non riesco a trovare un buon motivo per confermare Pirlo, se non è una stagione particolare tra Covid e partite che si giocano continuamente. Questa è l'unica motivazione, ed è brutto avere un'unica motivazione che non dipende da qualcosa che mi ha fatto vedere Pirlo, ma da un dato oggettivo della stagione. È tremendo. Io non posso ritrovarmi nell'idea che Pirlo possa rimanere alla Juventus anche il prossimo anno. Quindi questo è, ovviamente, ripeto, giocatori e dirigenza hanno una grande colpa nell'andamento della stagione, non è solo colpa di Pirlo, ma alla fine sarà quello che principalmente pagherà il tutto. Quindi, signori, voglio le vostre opinioni qui sotto nei commenti, scusate se sono andato un po' lungo. Ripeto, non è stato un video facile da fare, perché è la prima volta davvero che mi ritrovo qua a dirvi ok, allontaniamo l'allenatore perché, e vi ho dato le motivazioni, e spero che vi sia passato il messaggio molto vicino a una birra al bar con l'amico. Quindi, signori, alla vostra, è ancora fresca, e vediamo, chi vivrà vedrà, disse Nedved quando annunciarono l'addio di Allegri. Chi vivrà vedrà, io non so chi sarà il sostituto, o se ci sarà un sostituto, perché magari confermeranno Pirlo, però le mie idee ad oggi sono queste, e ripeto, ad oggi, perché il calcio è una materia un po' così. Quello che hai detto ieri, oggi, è già vecchio, e magari quello che vi sto dicendo adesso, domani sarà già vecchio. Quindi vediamo.